Regione Toscana. Il Consiglio regionale. Gennaio 2021. La Toscana celebra la giornata della memoria. Il Consiglio regionale consegna una targa a Basilio Pompei, deportato nei campi di concentramento, oggi 103enne, che nei giorni scorsi, in seguito alla sua vaccinazione, è stato attaccato sui social dagli haters. La targa, ritirata durante la cerimonia dal figlio Giuliano, riporta incisa la dedica all'esempio di vita e impegno sempre profuso in difesa della libertà che ha svolto Basilio, e il Consiglio regionale della Toscana con forza ha ribadito ancora una volta l'importanza di coltivare il seme della memoria come migliore strada per far germogliare i fiori della speranza e non dimenticare quanto avvenuto. Ho letto la notizia, come penso moltissimi, e dal mio punto di vista la giornata della memoria acquista valenza se quella memoria la concretizziamo e gli diamo un valore di attualità. Questo è il punto da cui partire, perché anche se mi sono informato della vita di Basilio, e Basilio, pur lontano dall'impegno politico, in tutta la sua vita ha portato la sua testimonianza alle scuole. Questo è importante, un collegamento. Così come si può definire nazismo, una nuova forma di nazismo, distinguere chi può fare o meno il vaccino rispetto all'età. Questo è nazismo che va combattuto e la Regione Toscana deve dare dei segnali. Ringrazio tutto l'ufficio di presidenza, il presidente Mattutti, per aver accolto questa mia proposta. Per me è una giornata speciale, proprio perché siamo riusciti a dare tutti insieme un bel segnale verso i toscani. Io cosa devo dire, perché se è stata conferita una targa vuoi dire qualcosa? E lui mi ha detto: guarda, ringrazia tutti e poi di anche che io accetto questa targa. Praticamente ha detto: guarda, anche a nome dei 150 che erano in baracca con me, io ringrazio anche al posto loro. E poi gli ho detto: guarda babbo, che oggi è anche il giorno della memoria, che cosa vorresti dire? Ma niente, dice, vorrei dire soprattutto ai giovani, ai ragazzi, che questa è una giornata molto importante e che praticamente si ricordino sempre che l'odio non è il pane quotidiano, e quindi gli errori che sono stati fatti prima e anche gli orrori, insomma, non vengano ripetuti. Ecco, questo in definitiva è il riassunto di quello che ci siamo detti. E niente, io ringrazio il Presidente per questa targa che mi viene conferita, e domani o domani l'altro sarà mia premura consegnargliela. Noi l'abbiamo voluta fortemente come ufficio di presidenza, su indicazione del vicepresidente Casucci, e sono contento che oggi sia qui insieme a noi Giuliano, figlio di Basilio, per mandare un messaggio a tutte le cittadine e i cittadini della Toscana, che quello che è successo in entrambe le sue sfaccettature a Basilio nella sua vita. Penso al fatto che sia stato deportato. Basilio era un militare. Noi di solito facciamo iniziative soprattutto per ex partigiani o partigiani. Il segnale che abbiamo voluto dare è ricordare un altro pezzo di quelle terribili atrocità. Erano circa 650.000 i militari deportati. E Basilio, in queste settimane, nel momento in cui aveva ricevuto a 103 anni la prima vaccinazione, mi diceva Giuliano che ieri ha ricevuto anche il richiamo del vaccino, ha subito terribili, vergognosi attacchi sui social, attacchi relativi al fatto che mettevamo a disposizione il vaccino ad un uomo di 103 anni.
Io penso che il diritto alla salute sia un diritto inalienabile, sia per chi ha un giorno, sia per chi ha 103 anni. Io sono orgoglioso della scelta della Regione Toscana di partire dalle persone più fragili, dalle persone che soffrono di più. E questo è un segnale di attenzione e di testimonianza che come Consiglio regionale abbiamo voluto dare. Stato, quello che è, 103 anni, Basilio Pompei è un emblema di quello che è stato la deportazione nei campi di sterminio e allo stesso tempo un ex partigiano, una persona che ha vissuto sulla sua pelle una dimensione di difficoltà, della propria libertà, ha visto rischiare la propria vita e oggi in questa pandemia a 103 anni è stato uno dei primi ad essere vaccinato e come tale è stato anche offeso, deriso e anche questa volta la propria vita è stata messa in discussione. Questo è un premio che riconosce il senso della libertà, della vita ed è un'icona di rispetto in una giornata come quella della memoria che deve farci riflettere e portare rispetto a persone come in questo caso che a 103 anni dimostrano quanto fosse importante ieri come oggi il senso della vita. Il tempo inevitabilmente ci sta sottraendo i testimoni di quella memoria terribile che ha macchiato l'Europa e direi il mondo intero per quello che è successo. E quindi noi adesso abbiamo l'onere e l'onore di portare quella testimonianza, che è innanzitutto memoria, ma non memoria fine a se stessa. Memoria che deve essere poi rielaborata anche nel nostro quotidiano, perché ci insegna a riconoscere quei segnali che ci fanno capire che quel tempo può ritornare, perché nessuna libertà, nessun diritto si può dire acquisito per sempre. Ecco cosa ci insegnano questi giorni, ecco cosa ci insegnano i testimoni. Soprattutto riportarlo nella modernità di oggi, quando i social, i media, la comunicazione è potentissima e sappiamo bene la comunicazione quanto ha significato nel spargere l'ideologia che sino chiamiamo nazista, ma che come ci hanno ricordato oggi il professor Bozzini e Ugo Caffaz ha macchiato inesorabilmente anche la storia italiana di quei decenni. L'importanza è quella di fare in modo che le pagine di storia, anche quelle più buie, non vengano dimenticate, con anche le pagine più buie si faccia sempre un confronto, ci sia, noi siamo forse le ultime generazioni che hanno la fortuna di poter ascoltare chi quelle pagine, le pagine buie del Novecento, le ha vissute in prima persona. Chi verrà dopo di noi non avrà più la testimonianza diretta di chi ha vissuto quelle immani tragedie e quindi starà a noi dopo fare da testimoni, fare da collante tra quello che oggi ascoltiamo, abbiamo ascoltato in passato da chi ha vissuto sulla propria pelle quelle tragedie e chi invece, i più giovani, i bambini, coloro che domani rappresenteranno il futuro della nostra nazione, dovranno ascoltare da noi che siamo i testimoni. Quindi su di noi pende una responsabilità importantissima e quindi è doveroso ricordare quelle pagine di storia, ben venga il Consiglio solenne, ci mancherebbe altro la Toscana non lo facesse. Ma sui social non bisogna impressionarsi, perché sui social trovi di tutto. A noi ci fa impressione trovare opinioni che prima dei social le diceva lo scemo del villaggio, no? Diciamo quello per cui non esiste poi nemmeno il villaggio, ma insomma è la figura folcloristica che fa anche simpatia. Con i social i vari scemi del villaggio hanno la possibilità di radunarsi insieme, di raccogliersi, di organizzarsi. E questo l'abbiamo visto anche a Washington DC negli Stati Uniti, quindi non è che dobbiamo pensare che allora il mondo si rovescia, è semplicemente abbiamo dato uno strumento nuovo anche agli scemi del villaggio e questa è la democrazia. Il Consiglio regionale della Toscana interviene a favore dei maestri di sci e dei lavoratori autonomi dello spettacolo. Stanziato in totale 1.200.000 euro per cercare di dare un sostegno e un segnale a queste due categorie fortemente penalizzate dall'emergenza coronavirus e non comprese nei decreti ristori del governo.
Questa forma di aiuto parte direttamente dalla presidenza del Consiglio regionale e prevede 800 euro a maestro di sci, mentre il ristoro per i lavoratori dello spettacolo ha un limite massimo di 3.000 euro e la legge approvata prevede interventi di sostegno natantum anche a fronte di iniziative culturali per la valorizzazione dell'identità toscana. Sì, devo dire che la mia commissione e anche io personalmente stiamo facendo una campagna di ascolto degli operatori del mondo dello spettacolo, perché è una categoria che ha subito un forte danno dalle misure restrittive, inevitabilmente dalle misure restrittive dovute al Covid. E nell'ascoltarli sono emerse alcune criticità che la legge nel suo impianto originario, diciamo, non risolveva. Una era quella dei codici Ateco come elemento di requisito dei partecipanti alla richiesta di contributo, e l'altro era questo massimale veramente basso. Poi vedremo, perché se saranno molti è chiaro che la cifra potrà essere anche molto inferiore, ma darci la possibilità di alzare un minimo fino a 3.000 euro il contributo ci sembrava doveroso. Il punto dei codici Ateco invece è fondamentale, perché molti degli operatori del mondo della cultura non hanno il codice Ateco e si tratta di attività che hanno una forte riconoscibilità, sono lavoratori impegnati nell'ambito dello spettacolo che non necessariamente hanno dei percorsi di riconoscimento giuridico formale come altre attività. Al vicepresidente Scaramella, a tutto l'ufficio di presidenza nella sua completezza, perché ha portato una proposta che ha fatto una sintesi fra le proposte che tutti i gruppi consigliari avevano sottoposto all'ufficio di presidenza. Da un lato la cultura, dall'altro il mondo dello sport, compreso i maestri di sci, quindi un aiuto concreto a tutti quelli che oggi sono più in difficoltà. La scelta è stata quella di dare risorse a chi è stato escluso dai ristori nazionali, dai ristori della giunta regionale. Questo naturalmente per noi non basta. Chiediamo alla giunta di fare un salto di qualità in più, di mettere più risorse a disposizione, soprattutto delle attività commerciali, perché i tempi che ci aspetteranno sono tempi estremamente difficili e perché rischieremo la chiusura di tante imprese e questo non possiamo permettercelo. Sì, una misura straordinaria che consente di aiutare molte persone che operano in maniera non professionista nel settore della cultura, dello spettacolo, ma che fanno di questa integrazione, di questa loro attività, un'integrazione al reddito delle loro famiglie, una misura straordinaria che ha visto utilizzare delle risorse risparmiate in Consiglio regionale, e questo consentirà a tante persone di avere un beneficio economico che può andare intorno ai 2.000 o 3.000 euro, e allo stesso tempo è una misura straordinaria che deve essere fatta in maniera tempestiva. Chiediamo velocità nell'erogazione delle risorse e del bando, e soprattutto la Toscana acquisisce un patrimonio di carattere culturale, perché non vengono dati risorse a pioggia ma verranno chiesti in cambio delle opere. Uno dei problemi più grandi che questo governo è riuscito ad affrontare è stato quello di riuscire a dare il ristoro più esteso possibile a tutte le categorie, e delle volte non è stato facile, complice le rigidità dei codici Ateco, ma molte altre questioni. È importante quindi che anche le regioni si facciano carico di questi ristori laddove possono e nella misura in cui possono, consapevoli che la coperta comunque sia non riesce a coprire tutto. Quindi ben vengano i ristori per i maestri di sci, ma anche per le categorie del mondo spettacolo, con una puntualizzazione. Molto spesso ci si concentra sulle realtà artistiche comune di Firenze, che è quello per certi versi più ricco, ma ci sono moltissime piccole e piccolissime realtà che costituiscono la cultura, l'attività e anche il sociale di tantissime altre città della costa, ad esempio, delle aree interne. È importante che questi soldi arrivino anche a loro, anzi direi che è fondamentale. Esprimo la mia soddisfazione per l'approvazione in tempi rapidi di questa proposta di legge di contributi ai maestri di sci. Un'annata paradossale, tanta neve, purtroppo però non si può sciare neppure in Toscana, e quindi siamo molto soddisfatti di aver fatto squadra in ufficio di presidenza per la presentazione di questa proposta di legge che va incontro a questa categoria così colpita dalla emergenza. È un segnale importante di vicinanza a una di quelle categorie di fatto finora praticamente dimenticate.
Il mondo dello spettacolo, il mondo della cultura, il mondo dell'arte, il mondo della creatività ha subito sicuramente un anno difficilissimo, per questo il Consiglio regionale della Toscana ha deciso di mettere 1 milione di euro a disposizione di tutti quei protagonisti di questo mondo, però ha cercato di chiedere uno sforzo anche a loro, ovvero di portare un contributo progettuale nel valorizzare l'identità toscana. Noi siamo fortemente convinti che la Toscana abbia un pozzo di petrolio non in ogni città, ma in ogni singolo borgo, in ogni piccolo paese. Regione Toscana, il Consiglio regionale.